alle mie spalle vedete il Villa Sicania, l'albergo che nel 2014 è stato trasformato poi in centro d'accoglienza, chiuso nell'ottobre scorso, ma riaperto perché dell'emergenza coronavirus. C'era da trovare una nuova sistemazione per i migranti che dovevano rispettare le misure di distanziamento sociale, e allora qui a Siculiana, così come nel resto della Sicilia, hanno riaperto altri centri di accoglienza, ed è proprio da qui che sono fuggiti nei giorni scorsi alcuni tunisini. Adesso, come vedete, c'è la polizia a presidiare l'ingresso della struttura. E dopo l'ennesima fuga, nei giorni scorsi la gente è scesa in strada. Diversi cittadini si sono dati appuntamento proprio davanti al Villa Sicania per chiedere sicurezza e condannare quanto avvenuto. Villa Sicania si trova vicino a una zona residenziale di Siculiana, siamo alle porte del paese, vedete la struttura alle mie spalle, qui insistono alcune villette residenziali e all'interno del giardino di una di queste villette un migrante nelle scorse ore si è intrufolato, generando ovviamente paura e panico sia per il proprietario dell'immobile e sia per i vicini di casa che vivono adesso con la paura di nuove fughe.